Desidero fornirvi una prova, una prova definitiva, che non ci troviamo su una palla rotante e che il modello della Terra piatta che ci hanno presentato non è corretto. E la realtà, quella che considerate sia reale, è una simulazione e si impernia tutto sull'equinozio. Voglio mostrarvi qui attraverso Google. Perché ho fatto una ricerca sulla definizione di equinozio. E questa è la prima cosa che è saltata fuori. E qui dice: il tempo o la data, che è due volte ogni anno quando il Sole attraversa l'equatore celeste e dove il giorno e la notte hanno la stessa durata: il 22 settembre ed il 20 marzo. E se andiamo qui alla definizione su dictionary.com, ci dice che è il tempo in cui il Sole attraversa l'equatore della Terra e che fa sì che il giorno e la notte abbiano una durata approssimativamente uguale ovunque su tutta la terra e che accade il 21 marzo e il 22 settembre quindi ovunque su tutta la terra questo non è possibile se andiamo a vedere qui sul modello il modello della palla come traspare da qui e come potete sentire, vedere qui il 22 settembre durante l'equinozio d'autunno, il sole si trova inclinato a 23,5 ⁇ gradi e qui abbiamo il solstizio d'estate ed il solstizio d'inverno, qui l'equinozio di primavera e noi andiamo qui all'equinozio d'autunno. Ora se osserviamo questa palla qui, si afferma che c'è la stessa durata del giorno ovunque su tutta la terra. Ora, supponendo che accada, l'equatore è in linea direttamente col sole e questo è quello che ci hanno insegnato, ma potete vedere chiaramente qui che la durata del giorno, giusto qui all'equatore, deve essere molto più lunga su una palla rispetto ad un luogo, per esempio, come Anchorage in Alaska, qui. Voglio dire, l'ombra proprio qui mostra che mentre la terra ruota, come dicevo ad Ancora, in Alaska, devono avere un giorno molto più corto rispetto ad una località come Quito in Ecuador, dove hanno una rotazione piena, completa, attorno all'equatore. Quindi sappiamo per, perfettamente che la definizione che ci hanno fornito di questa durata del giorno ovunque su tutta la Terra, che succede nello stesso momento, non è possibile e che questa è una bugia ho fatto attenzione all'alba, al tramonto e alla durata della luce del giorno. Per quelli che di voi seguono il mio canale, sapete che ho posto attenzione per vedere dove tramonta il sole. La mia casa guarda ad ovest, abbastanza bene e vedo dei bei tramonti qui qui dietro, poco prima del solstizio d'estate, il 29 maggio, dove ho fatto questo video un po' a nord. A 30 gradi di latitudine nord, e questo è un iPhone che ha un'app con la bussola e del cellulare che punta direttamente ad ovest. Come potete vedere, il sole è più a nord: questo è qualcosa a cui avevo fatto attenzione. Inoltre, recentemente, il 15 settembre, ho postato questo video sulle discrepanze della luce del giorno sulla terra piatta. Ho mostrato che i giorni sono più lunghi in Austin, in Texas, ed in San Juan, in Porto Rico. E questo mi ha portato a fare attenzione su alcuni siti web come timeanddate.com che mostrano con che angolazione sono gli angoli del sole quando si avvicina a quanto sono lunghi i giorni. La comprensione di cosa possiamo imparare dall'equinozio. Ho pregato molto, ho pregato molto veramente, preghiera intensa al creatore, chiedendo di capire che cosa stava accadendo, qual era la realtà e qual è la verità. E questa mattina stavo filmando una luna quasi piena, che è semplicemente sparita e metterò questa ripresa alla fine di questo video. E poi è arrivata a me, mentre stavo verificando, ed ha a che fare con l'equinozio. Con l'equinozio, quando arriva, significa che l'equatore si troverà direttamente allineato col sole. E negli altri video ho capito la durata della luce del giorno e dell'angolazione del sole. E così ho deciso di iniziare a fare delle verifiche su varie città. Qui ho usato Google per le ricerche delle città che si trovano sull'equatore. Potete vedere che proprio qui, al centro, quali sono le città divise dall'equatore. Queste città, proprio qui in Indonesia, questa sembra che sia la sola città che si trova esattamente sui due emisferi. E la seconda vicina è qui a Quito, Ecuador. Bene, andiamo a verificare questa città in Indonesia. Ecco qui. Questo è timeanddate.com Andiamo qui in basso all'equinozio d'autunno. Quello che stiamo cercando sono queste angolazioni di quando il sole sorge e quando tramonta. E quello che potete vedere qui fra il 22 e il 23 il sole sorge esattamente a destra a 90° gradi e tramonta esattamente ad ovest a 270°. Gradi. La durata è di 12 ore e 6 minuti, è interessante. Possiamo dare un'occhiata un pochino più tardi. Un'altra cosa importante per le città sull'equatore è quando c'è il mezzogiorno solare, esattamente qui. E l'angolazione deve essere esattamente a 90 gradi sopra la testa, giusto attorno a quest'ora. Il 22, ed il 23, all'incirca qui, deve essere 90 gradi esattamente sopra la testa a mezzogiorno solare la città più a nord del mondo. Quello che vado a fare adesso è iniziare a controllare le estremità. Siamo tornati indietro con Google e cerchiamo le città più a nord del mondo. E se guardiamo qui vedrete che questa Longyearbyen in Norvegia è considerata essere la città più a nord delle isole del nord con un migliaio di abitanti. Abbiamo ancora una volta time and date e Longyearbyen, Norvegia. Potete vedere dove si trova qui sopra. E se scorriamo un basso, in basso qua sotto, e possiamo vedere qui che il 24 il sole sorge a 90 gradi est e tramonta a 270 gradi ovest. Anche questo riguarda la durata del tempo della luce solare. È uguale, 12 ore di giorno e 12 ore di notte. Sorge a 90 gradi, tramonta a 270 gradi. La città più a sud del mondo. Ora andiamo a cercare le estremità più a sud, torniamo indietro con la ricerca di Google sulla città più a sud nel mondo e troviamo Ushuaia, speriamo di pronunciarla bene, che sia giusta la pronuncia, torniamo nuovamente qui a timeanddate.com e questa città dell'Argentina la potete vedere qui, vedere dove si trova, andiamo qui sotto e verifichiamo, E qui attorno al 20 abbiamo il sorgere del sole a 90 gradi est ed il tramonto a 270 gradi ovest. Ancora una volta andiamo a vedere questo punto della durata del giorno ed è uguale 12 ore di sole e 12 ore di notte. Ecco ancora una volta quello che si vede qui è che la durata durante questo periodo dell'equinozio, abbiamo il sole che sorge a 90 gradi est e 270 gradi ovest in tutte e due le città, la più a nord all'equatore e quella più a sud dell'equatore, e tutte nello stesso momento, la città più a nord e più a sud degli USA. È questo momento, sì sono parziale con gli Stati Uniti perché è dove vivo, Andiamo a vedere e a verificare la città più a nord e quella più a sud degli Stati Uniti. Qui potete vedere che se escludo l'Alaska e le Hawaii le risposte le troviamo qui. Andiamo ad includere l'Alaska per la parte nord perché fa parte del continente, il continente nordamericano. E troviamo Barrow in Alaska. Andiamo a verificare. Qui c'è l'Alaska. Andiamo a vedere sulla mappa dove si trova. Scorriamo ancora in basso. E potete vedere proprio qui attorno al 22 e al 23 che avremo il sorgere del Sole a 90 gradi est e il tramonto a 270 gradi ovest. Questo è anche il momento in cui la durata del giorno è uguale, il che significa 12 ore di luce e 12 ore di notte. Andiamo a trovare la città più a sud degli Stati Uniti. E qui c'è Google e andiamo a fare una ricerca di quello che ho appena fatto su Wikipedia. Potete vedere che la parte più a sud è una boa ancorata in cemento in Key West in Florida, il punto più estremo degli Stati Uniti. Ok? Key West, Florida. Andiamo a vedere Key West. È giusto? Qui al 22 potete vedere che il Sole sorge a 90 gradi ad est e tramonta a 270 gradi ovest, e questo è giusto il tempo di quando il giorno dura 12 ore e 12 ore la notte, i gradi dove sorge e tramonta il Sole in una ricerca casuale delle maggiori città. Quello che voglio fare adesso. È osservare alcune città chiave in tempo reale dal vivo con voi adesso per mostrarvi che non esiste manipolazione o cambio di grafici che non è stato fatto nulla con photoshop ma semplicemente ripresi dal vivo su internet qui abbiamo google maps ed abbiamo già visto alcune parti più a nord e sud delle nostre città ed abbiamo visto anche alcune città sull'equatore andiamo in Sudafrica, qui, e verifichiamo Città del Capo. Andiamo a vedere timeanddate.com, scorriamo in basso qui, e vediamo che al 20 il sole sorge a 90 gradi. Est e tramonta 270 gradi ovest. È il periodo dove il giorno dura come la notte. E torniamo indietro alla mappa ed andiamo a prendere un'altra città. Andiamo a verificare Sydney in Australia. Timendate.com, andiamo ancora in basso qui e il sole sorge a 90 gradi est e tramonta a 270 gradi ovest, giusto attorno alla stessa durata del tempo di quando il giorno è uguale alla notte. Torniamo qui alla mappa. vediamo, mm, siamo qui, andiamo a vedere Mosca, sì, qui c'è Mosca, abbiamo timeanddate.com, E giusto qui il sole sorge a 90 ⁇ est e tramonta a 270 ⁇ ovest. Ed abbiamo ancora il periodo di durata del giorno uguale alla notte. Ah, andiamo a vedere Londra, Inghilterra. timendate.com andiamo a vedere qui ed abbiamo il sole che sorge a 90 ⁇ est e tramonta a 270 ⁇ ovest e questo è sempre il periodo di tempo dove il giorno e la notte hanno la stessa durata. Che cosa andiamo a verificare adesso? Ah, andiamo a vedere Pechino time Scendiamo qui sotto. Ed ancora una volta il sole sorge a 90 gradi est. E tramonta a 270 gradi ovest, sempre il periodo dove sono uguali, durata del giorno e durata della notte. Cominciate ad avere un quadro che non ha alcuna importanza di dove vi trovate nel mondo, in qualsiasi parte, e che durante l'equinozio il sole sorge a 90 gradi est e tramonta a 270 gradi ad ovest, e che il giorno e la notte sono uguali. Non ha alcuna importanza se vi trovate al nord, se vi trovate al sud. In qualsiasi posto vi troviate, il Sole sorge a 90 gradi est e tramonta a 260 ovest. Questo non è possibile su un globo. Ok? Non potete trovarvi nella città più a nord ed avere la stessa durata del giorno di una città che si trova sull'equatore durante l'equinozio. Non si può, osservate qui. Semplicemente ruotiamolo attorno. Su una palla il giorno è più corto al nord, incliniamolo un pochino, ok? Perché all'equatore, che gira sull'equatore proprio qui sull'Equador, il giorno non può avere la stessa durata quassù di quella che c'è proprio qui. È impossibile. C'è molto meno, meno superficie, meno area sulla terra a palla quando ruota, deve essere più corta. Ok? E lo stesso qui sotto. Il modello a palla è sbagliato. Anche il modello accettato della terra piatta è sbagliato. Quello che voglio dire nuovamente è che osservando la direzione di dove sorge e dove tramonta del sole in vari luoghi con timeanddate.com, e ne abbiamo visti molti uguali è una prova assolutamente definitiva che non funziona su una palla, ossia non potete avere un tramonto ed un sorgere del Sole a 260 gradi e 90 gradi per le città che si trovano nell'emisfero nord e nell'emisfero sud allo stesso momento. È una prova che il modello a palla è sbagliato al 100% con queste informazioni. Allo stesso modo, il modello della Terra piatta che ci è stato fornito da tempo, se osservate questo, si tratta del modello della Terra piatta, giusto qui abbiamo l'equatore ed abbiamo i tropici, proprio qui, ed anche questo non può essere giusto. Non possiamo avere il Sole che sorge qui. In Alaska a 270 gradi il tramonto a 270 gradi ovest ed il sorgere a 90 gradi ad est. Allo stesso momento, nelle città dell'emisfero sud, questo è impossibile. Com'è possibile che chiunque sulla Terra veda sorgere il Sole a 90 gradi est e tramontare a 270 gradi ovest durante l'equinozio? Quindi, come Com'è possibile che tutti quanti sulla Terra, quando arriva l'equinozio, sono in grado di vedere il sorgere del sole a destra a 90 gradi e tramontare ad ovest a 270 gradi? Questo non è possibile su una palla. E non è possibile anche su una terra piatta, secondo la mappa. Ma è possibile in una simulazione. Diamo un'occhiata qui. Video come matrix ci forniscono un indizio su come questo eventualmente sia possibile. Scorriamo un pochino qui sotto. Ho trovato questo interessante. La mia risposta, la matrice. Questa è una simulazione neurologica. Siamo tutti giocatori, anime dentro ai corpi. I corpi sono uguali all'hardware dei computer, l'anima è uguale al software del sistema operativo. La nostra esperienza è pari all'utente o a colui che cuoce lentamente. Per la spiegazione di come il sole sorge ad est e tramonta ad ovest per tutti noi durante l'equinozio è che hanno fatto un rendering per noi. Dove ci troviamo o dove siamo stati posti durante l'equinozio si tratta di un rendering. Noi ci troviamo in una simulazione. Ecco cosa vi chiedo. E così cosa succede dopo? Proprio qui voglio mostrarvi il mio canale YouTube che non è monetizzato e non andrò mai a monetizzarlo, non sono interessato al denaro. Questa è una traduzione. Quello che voglio che facciate è scaricare il mio video e scegliere la licenza Creative Commons. Significa che... Io non possiedo alcun diritto, alcun copyright o da altre cose simili. Desidero che lo scarichiate, che lo ripubblichiate. Desidero che facciate il vostro proprio video. Semplicemente come ho fatto qui, dietro, col sole a 30 gradi di latitudine nord. Voglio mostrarvelo per poi chiedervi di osservare durante l'equinozio, dalla vostra posizione, e desidero usciate fuori per fare questo. Quindi puntate rapidamente a 30 gradi nord, abbastanza vicini al livello del mare. Qui vado a mostrarvi questo come richiesto. Devo scuoterlo più volte per settarlo. Muovetelo ampiamente, più che potete. Ecco qui. Laggiù vedete il sole a nord. È eccezionale, 30 gradi a nord. Senza dubbio tramonta a nord, 30 gradi. Ecco fatto. Voglio solo che andiate fuori, dovete avere una bussola, usate il vostro cellulare o qualco, e, e voglio che registriate dove tramonta il sole durante l'equinozio, ovunque vi trovate sul pianeta. Tutte le persone che sono nell'emisfero nord, tutti quelli che sono nell'emisfero sud, desidero che comprendiate che non ha importanza di dove vi trovate sul pianeta. Il sole all'equinozio tramonta sempre a 270 ⁇ ovest. Una volta che vi rendete conto di questo, saprete che non vi trovate su una palla e che il modello della mappa della Terra piatta che è stato presentato non è corretto e che stiamo partecipando ad una simulazione. Un ultimo promemoria. Questo è il timelapse che ho registrato questa mattina, 18 settembre 2016. E dopo che l'avrete visto, voglio chiedervi ancora una volta, per favore, durante l'equinozio, fate un video e registrate dove sorge il sole, a che grado d'angolazione si trova e dove tramonta e a che grado. Fate il video e pubblicatelo condividendo il link con l'originale. In futuro andrò a fare altri video inerenti a questo argomento di simulazione e la mia comprensione di questo. Allo stesso tempo, sottoscrivetevi al video originale, ma per favore condividete questo video con chiunque potete, quanto prima. Grazie.